sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,78%. Sulla stessa linea, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 15.440,75 punti, in calo dello 0,77%. Tokyo riporta un guadagno dello 0,22%, terminando a 30.447,4 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,50% e chiude a 14.771,9 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Francoforte avanza dello 0,66%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,44%, si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,52%. In luce sul listino milanese il comparto costruzioni, con un più 1,23% sul precedente. Protagonista Careli Industries, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,11%. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle richieste del sussidio della disoccupazione e del tasso della disoccupazione. È previsto domani sia dalla Spagna che dagli Stati Uniti l'annuncio dei prezzi al consumo.